Dietro a questa vicenda c'è un'ipocrisia folle. Ipocrisia folle, sulla Voce di Trieste abbiamo pubblicato un articolo che sta avendo molto successo in italiano e in inglese, abbiamo fatto un lancio anche internazionale, parlando dello sciacallaggio del Partito Democratico e dei suoi satelliti su questa questione di Giulio Regeni, che è molto semplice, anche se nessuno vuole dirlo. È una delle questioni sulle quali è stata, con forti e intense campagne di stampa del governo, pilotate evidentemente dai servizi perché altrimenti non si riesce, è stata suscitata nell'opinione pubblica una vera e propria isteria. La verità è, lo dicono la verità per Giulio Regeni, bene, la verità è quale? Che sto giovane era giù al Cairo, faceva degli studi là sui sindacati, è stato trovato ucciso il 3 di febbraio e il 4 febbraio già il governo italiano sparava sul governo egiziano, faceva casino dicendo che vogliono nascondere la verità perché è stato trovato al margine di una strada e la polizia l'ha trovato lì e ha detto boh, sarà stato investito. Come se fosse possibile immediatamente o in pochi giorni fare le indagini sull'uccisione di uno straniero in una città di 20 milioni di abitanti. Dopodiché abbiamo assistito al montaggio politico continuo di questa storia da parte del governo italiano e tutti i suoi satelliti, della stampa, degli intellettuali che sono sempre pronti appunto a battersi eroicamente per le buone cause approvate, no? E con lo slogan continuo, con slogan continui dove dicono è un sacco di notizie false, ve lo dico perché noi abbiamo analizzato la campagna stampa come è stata montata, un sacco di notizie false per far credere che l'Egitto volesse inquinare l'indagine. Chi ha inquinato l'indagine in questo caso? La propaganda italiana. Perché se tu devi fare l'indagine sulla morte di uno straniero e il governo del paese dello straniero ti organizza immediatamente una campagna internazionale di discredito, come le fai le indagini? Tenderai a cercare un colpevole qualsiasi per cavartela, se ti fa un danno internazionale così grande. Non solo. C'è da chiedersi perché il governo italiano fa questo. È difficile che il ragazzo fosse stato un agente dei servizi italiani, ucciso, eccetera, figuratevi. Questo è puro sciacallaggio. Questa è come la questione dei Marò. Sono delle questioni che si possono risolvere, che vanno risolte per le vie normali, risolte non nel senso che puoi risuscitare il povero ragazzo ucciso e anche malamente, ma che le normali indagini seguite con normale discrezione dalle autorità del paese di cui è ragazzo possono portare a dei risultati. Tutto questo baccano non fa altro che intralciare l'indagine e fa venire anche il sospetto che forse la parte italiana c'entri con la morte del ragazzo, no? Perché hanno cominciato a strillare così subito per dare la colpa agli egiziani? Guardate che la politica italiana è molto sporca. Lo è sempre stata, perché l'Italia ha purtroppo un bel paese con tanta brava gente, ma una classe politica tra le più corrotte d'Europa e del mondo. Questi non chiedono poi, tutta questa campagna non chiede giustizia, anzi c'è una cosa divertente su questo, ci può essere divertente qualcosa in argomento, non chiede giustizia per Giulio Regeni. Giustizia significa cosa? Indagini, risultati, processo degli assassini. No, chiedono la verità. Chiedere la verità significa accusare automaticamente il governo egiziano, la polizia e la magistratura egiziana di nasconderla, di volerla falsificare. La cosa divertente è che dopo che noi abbiamo ieri sera pubblicato l'articolo sulla Voce di Trieste che faceva osservare questo, come mai chiedono la verità e non la giustizia? Come mai fanno un'affermazione pseudo-umanitaria accusatoria invece che umanitaria per chiedere appunto processo e indagini? Cosa hanno fatto quelli del PD? Hanno cambiato gli striscioni, oggi abbiamo già visto o le scritte lì che hanno fatto, i manifestini lì che esibiscono, hanno scritto verità e giustizia. Vabbè, insomma. Brevissima interruzione perché nel frattempo in redazione mi hanno avvisato che hanno addirittura corretto su... ha messo degli avatar in rete correggendo, scrivendo sul dove sarà scritto verità, aggiungendo, scrivendoci sotto giustizia, no? Beh, evidentemente il nostro articolo ha colpito nel segno. È impressionante, francamente.
che una massa di intellettuali, di associazioni e di persone sia caduta in questa trappola. Anche persone di cui abbiamo stima per altri versi, perché si sanno da fare, che so, Don Batta per esempio, Don Ciotti, no? Tutti lì a strillare in coro come le pecore, no? Sugli slogan bene lanciati dai capi bastone del PD. Col piccolo che ha fatto la pagina, ha aggiunto addirittura una pagina col manifesto verità per Giulio Regeni, con la Deborah Serracchiani, presidente della regione, che per dispetto ha messo lo striscione sul palazzo della regione. Ma scusate, cosa c'entra tutto questo con i problemi di Trieste? Uno, è vergognoso che questa gente stia lì come i burattini, va bene, come le pecore, a farsi comandare dai politici. E l'altra cosa ancora più vergognosa è che la loro coscienza, risvegliata così a comando sulle cose facili, non si risvegli da sola sulle cose importanti. Ma non vedono i nostri pensionati che frugano nei bottini delle immondizie? Ma non vedono la gente che resta senza casa, che deve dormire in macchina o all'aperto? Non vedono le famiglie disoccupate? Non vedono la gente che non riesce ad arrivare nemmeno a fine settimana, neanche a fine del mese? Non leggono il giornale? Non vedono che aumentano i furti nei supermercati per fame, che aumentano i piccoli crimini in generale? Questo, tutti questi intellettuali, scrittori, politici, sindacalisti non lo vedono, non si scompongono per questo e possono vergognarsi.